Benvenuti nel mio mondo magico. Oggi ci troviamo nella quarta giornata in cui andremo a vedere una performance creata da un mago per questo torneo magico che ho deciso di realizzare. Il tema della magia che doveva creare è Mago Merlino. Andiamola a vedere insieme. Vi ricordo che per poterla votare vi basterà mettere un like a questo video. Benvenuti nel mio magico mondo. Ciao ragazzi, con me c'è David Costa. Oggi David ti faccio un gioco per un contest. È a tema Merlino, il mago. Mago Merlino. Mago Merlino, il mago più famoso del mondo, esatto. Re Artù, dove c'è Merlino. In tantissimi film c'è la figura di Merlino. Anche in Harry Potter. No, quello è Silente. Guarda che ci denunciano, eh. Evitiamo di dire... Allora, quindi quello che andiamo a fare oggi è creare una magia impossibile. Esatto. Anzi, più che altro incredibile. Quindi, quello che ti chiedo di fare adesso, ovviamente usiamo un mazzo di carte, ti chiedo di mescolare. Quando vuoi ti fermi. Ovviamente questo gioco, ragazzi, non l'ho trovato da nessuna parte, non l'ho inventato io, ma è un gioco che se cercate un po' su internet lo trovate. Allora, hai mescolato le carte, adesso ti chiedo di scegli una qualsiasi carta. Questa qua. Va bene. Guardala pure, la posso guardare anch'io, la fai vedere in telecamera. Il re di cuore. La vuoi cambiare, la vuoi tenere? No, no, è bellissima una carta. La vuoi tenere? Cuori. Allora, adesso io ti chiedo di renderla unica questa carta. Quindi okay. L'unico modo per renderla unica è filmarla. Quindi filma pure la carta. Ok. Fai vedere che c'è la tua firma. Si vede, no? Si vede, si vede. Allora, adesso andiamo a mettere la tua carta esattamente al centro. Sì. Ok? Spingi pure tu la carta in fondo. Ok? E ci servirà questo. Come si rispetta un buon mago. Merlino ha la sua stoffa magica e la mia ha anche una coccinella, quindi porta anche fortuna. Quindi andiamo a coprire il mazzo di carte, ok? È qui, è ben visibile, ok? E usiamo la nostra bacchetta magica. Questa bacchetta basta scuoterla 2 o 3 volte sopra il mazzo e magicamente la tua carta arriva in cima. Controlliamo. Non guardare, guardo io. No. Ovviamente ogni bacchetta ha bisogno della sua parola magica. Che è bibidi bobidi bu. E con questa formulina magica non solo la tua carta non è in cima, perché non è in cima, ma abbiamo fatto sparire completamente il mazzo. Il mazzo è diventato trasparente. In che senso? Ora, come puoi vedere, il tuo mazzo è ancora qui, vedi? Sì. Puoi anche toccare se vuoi, sentire. Senti, no? Sì. Adesso, grazie alle paroline magiche, bibi di bobi di più, il tuo mazzo diventerà trasparente. Che cazzo dici? È tutto il mazzo. È diventato trasparente. Tutto tranne un'unica carta. Cioè? No, vecchio. Solo una carta. Cioè, queste sono 52, così sono diventate così. Ma questa è la mia. Tutte tranne una. La tua. L'unica carta firmata del mazzo. Questa è la magia di Merlino.